benvenuti alla terza lezione di Rockabilly Jive Torino Style da Marta e Luca della Honky Tonk School di Torino, ovviamente. Here we are with the lesson number 3 with the tactor. Skip to the second part of this video for the English version. See you later. Allora, oggi vediamo il primo giro di dama, il tuck turn. Ve lo facciamo vedere un attimo e poi ve lo spieghiamo insieme passo per passo. Una base, 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1. Lo facciamo vedere anche dall'altro lato. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1. Ok, allora forse me ne si torni di là. Allora, vediamo come si guida, come si fa questo tuck turn. Prima con le braccia, poi faccio una piccola parentesi per quello che dovranno fare le donne. Quindi facciamo sempre una base prima per essere sicuri di avere le braccia e le gambe al posto giusto. Vi ricordo che sull'uno, uomini, ma anche donne, inizierete allungando il braccio destro e avvicinando il sinistro. Mi raccomando, fatelo sempre con grazie alla vostra torsione del busto, non fatelo solo di braccia, se no facciamo un vogatore delle marionette. Quindi ballate sempre con tutto il corpo. E 1 e 2 e 3 e 4. Adesso, per ritornare sull'1, oltre a riallungare la destra e avvicinare la sinistra, oltre a, alzerete anche verso l'alto la sinistra. 1. Adesso sul E 2 con la destra darete l'indicazione alla dama a girare passando sotto l'arco formato dalle vostre braccia. E 2. Quando la dama passa si abbassano le braccia e si batterà il terzo tempo sul posto, 3, e adesso abbiamo le mani storte, le raddrizzeremo con un giro di rientro nel senso opposto, 4 e 1, siamo tornati al nostro passo base. Lo facciamo rivedere da questo lato, base, e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 alzo e 2 spingo e 3 il tempo e 4 rientro e 1. Allora, adesso, per l'uomo fondamentale, quando guiderete questa figura, non dovete dimenticarvi di avere anche le gambe. Quindi non dimenticatevi mai di continuare con il vostro passo base. Continuate a tenere il bounce e lo spostamento di peso. Altrimenti, quando la dama arriverà, avrete ovviamente perso il ritmo e non saprete più dove siete. Chi siete? Da dove venite? Allora, avete perso completamente la memoria. Allora, la donna, mi metto di spalle. Allora, sull'uno, quando l'uomo alzerà il nostro braccio destro, saremo caricate verso sinistra. Sul E2 ci daranno la rotazione, l'indicazione a girare verso destra. Dovremo fare, spostare il nostro peso sulla destra, e darci una spinta col piede sinistro e giro e arrivo. 3, spostare il peso sul piede sinistro per fare la seconda rotazione verso sinistra e 4 e 1, saremo tornate. Mi raccomando, non dimenticatevi il bounce, anche nelle rotazioni si deve mantenere il bounce, altrimenti anche noi arriveremo fuori tempo. Quindi e 1 e parto e arrivo e parto e arrivo. Non è una gara di velocità, di pirouette. Le prime volte è probabile che girerà un po' la testa se non siete abituate a girare. È tutta questione ovviamente di abitudine. Per potervi aiutare posso dire di fissare, focalizzare un punto che vi è comodo del vostro partner. Il mento, il naso, il bottone, dipende dalla vostra altezza, però un punto che sia abbastanza dritto per voi, sarà l'ultima cosa che guarderete prima di girare e la prima cosa che cercherete al vostro arrivo. Questo comporta anche, vi dovrebbe aiutare a non chiudere gli occhi
e a non alzare o abbassare la testa, perché questo vi farebbe girare ancora di più la testa. È la classica tecnica, diciamo, che è utilizzata nella danza classica, ovviamente. Ricordatevi anche che fare il bounce può sembrare all'inizio una cosa più difficile, aggiungere anche il bounce anche alla rotazione, ma in realtà è un aiuto, perché è molto più difficile girare dritte senza bounce che non dandoci una spinta e ammortizzando il nostro arrivo. È molto più soft e più facile. Ok, quindi vediamo come funziona insieme ancora una volta e poi lo vediamo con la musica. E 1 e 2 e 3 e 4 e 1, alzo, 2, giro, 3, il tempo, 4, rientro, e 1 e 2 e giriamo, e 4 e 1, alzo, 2, giro, 3, il tempo, 4, rientro, e 1. Proviamo con la musica. We'll show you and then we explain to you step by step. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Okay, let's see how it works. First, do 4 count of the basics. 1 and 2 and 3 and 4. On the one, let's pull up your right hand. Left hand. Left. I'm sorry. I'm a girl, I'm teaching the man part in English. I'm only a sparring partner now. Okay, so, and one. So the girl are turned to their left. Now, so on the and two, the man, the leader, with the right hand, has to make the lady turn under the hands. Has the girl passed, pull down your hand, and then we have the three. And then another turn, and here we are again on the one. So, first I have to teach for the ladies the step. On the one, we are turned on our left. Then put our weight on the right foot and push with the left for the turn. Then on the three, we are up and then move our weight on the left foot and push with your right. And go, and one again. So, for the first time, maybe your hand will turn, but just a few dance and it will be going better, of course. And you can take a look on a part, on a specific part of your partner before leaving for your turn, and then would be the first thing that you look again when you arrive. It will help you, I hope. But please don't close your eyes, don't put your hand up or down, because it will be worse. So, again, together. Oh, man, please, don't forget that you still have your legs and your feet when you are doing a tuck turn. Please continue the bounce and the step. So, one, and two, and three, and four, and one, and turn, and three, and four,
and one. Show you from the other side. One and two and three and four and up and turn and time and back and whoops. One and two and three and four and up and turn and three and back and one. Let's try it with some music.